Movida Rock Television. Television, un nuovo grande locale entra a far parte della nostra meravigliosa famiglia. Siamo a Polena Trocchia, in provincia di Napoli, via Marconi, e stasera inauguriamo il Suria Food and Drink, perché dove i grandi locali contano, i grandi eventi contano, io con le telecamere di Movida Loca Television ci siamo. E allora, siete pronti? Partiamo dal Suria Polena Trocchia, Napoli. Food and Drink, Polena Trocchia Napoli. Io mi trovo proprio immerso tra i, posso dire, i capi. Ciao Paolo, benvenuto su Movida Loca Television. Grazie per averci invitato. Grazie a voi per essere venuti. Eh beh, e in un locale così di questa portata era immancabile, voglio dire, cioè dovevamo venire per forza. Grazie. Insomma, Suria, questo nuovo locale, innanzitutto perché l'ha chiamato Suria? È una divinità del suolo indonesiana e speriamo di fare belle cose, di portare un po' di luce in questo paese, in questo settore, portando belle cose. Speriamo di fare begli eventi, portare belle cose al tavolo, facendo una buona ristorazione e fare qualche anche belle cose come American, insomma, Bar. Creare momenti di aggregazione sociale per noi giovani, che oggi, posso dirti, di futuro c'è ben poco, eh? Eh sì, è un momento difficile, però noi ci crediamo e vogliamo finire di realizzare quello che abbiamo iniziato. E allora io ti prometto di seguirti mediaticamente con la mia emittente Telecapri Event. Noi saremo sempre qui, saremo a farti sarete qui tutti gli eventi che faremo. Ma io voglio conoscere un pochettino coloro i quali hanno ideato e realizzato più che altro questo meraviglioso locale. Il nostro costruttore, salve, benvenuto. Angelo Porricelli, e ci abbiamo messo tutti noi per arrivare a questo locale, per portare una cosa nuova e di metterci tutto il nostro impegno per realizzare i loro sogni. Angelo, la mia domanda nasce spontanea: da semplici dog in legno è nato un locale meraviglioso, la scelta di chi è stata? E penso un po' di tutto, l'architetto, i proprietari e un po' anche mio, qualche idea, qualcosa pure mia. Insomma, hai realizzato insieme a loro un grande locale, lo possiamo dire. Grazie. Amimmo, ciao!
Allora, benvenuto anche a te su Movida Loca Television, tutta la campagna che ti sta guardando, tutto il mondo, perché siamo anche su internet. E allora, complimenti per questo locale, Mimmo. Grazie, grazie. Io volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano a realizzare questo sogno, perché è stato un sogno che è partito da lontano. E i miei ragazzi erano bambini quasi quando hanno espresso questo desiderio, e solo adesso sono riuscito a realizzarlo grazie all'aiuto che mi ha dato l'amico Angelo Porricelli, perché se non ci fosse stato lui probabilmente Surya non sarebbe nato nemmeno. Veramente io non ho parole per ringraziare la Parra Costruzioni. Cioè, ti parlo da figlio, posso dirti una cosa? Io potrei avere l'età dei tuoi figli, ti dico, quando un padre realizza con le proprie forze un sogno ai propri figli, posso dirti che sei un gran padre. No, grazie, grazie. E un grazie particolare poi lo devo agli architetti che hanno lavorato, lo studio 081 di Volla, nella persona dell'architetto Fusco e l'architetto Piccirillo Alfonso, che c'è stato vicino con la Par Costruzioni, perché insomma un team di professionisti, ti sei avvalso di un team di professionisti. Sì, poi non ultimo il comune, che comunque non ci dobbiamo dimenticare che il comune comunque ha voluto insieme a noi questa struttura, anche perché Pollena è molto bella geografica, è posta in modo, diciamo, geograficamente un posto incantevole. Siamo alle falde del Vesuvio, qui siamo a quota 200 sul Vesuvio, siamo nel parco nazionale nel cuore del parco nazionale del Vesuvio. L'amministrazione comunale, nella persona del sindaco avvocato Francesco Pinto, veramente mi ha invogliato, mi ha spronato. Io, vedi, se non ci fossero state tutte questa gente, cioè io probabilmente oggi solo non ci sarebbe. Voglio dare una battuta finale, perché tu non volevi ringraziare anche altri addetti ai lavori. Sì, ci sono tantissime persone che dobbiamo ringraziare, da tutte le forniture, da chi ci ha allestito il locale, a chi ci ha fornito le forniture della cucina, dai tavogliati, a chi ci ha dato una mano a realizzare questo sogno. E soprattutto agli amici che stasera ti hanno onorato, perché quelli lì sono i veri amici, eh? Sì, soprattutto loro. Ma aspetta, aspetta, aspetta. E sopportato. Aspetta che vedo anche lui, eccolo qui, vieni, 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 vieni. Un altro dei Surya, il tuo nome? Giuseppe. Giuseppe, benvenuto anche a te. Un altro sogno, un sogno realizzato da papà. Sicuramente, sicuramente. Io volevo aggiungere un ringraziamento allo studio Panico, che è venuto qui, il nostro partnership, che ci ha fornito anche le divise. Mm-hmm. E ci farà le fotografie. Che si... Umberto Panico di Volla, il direttore della fotografia del Surya. Tra l'altro siamo grandi amici, e quindi quando poi si entra in un locale e ti trovi a collaborare con degli amici, posso garantirvi che sono i presupposti giusti per fare una grande picchiata. Sì. Il fratellone che è fuori, che purtroppo stasera non presenzi. Siamo il terzo socio che non c'è, è a Udine al lavoro. Lo salutiamo, un grande abbraccio. So che voleva stare qui con noi, ci dispiace molto. Però è come se ci fosse, è qui con noi. Ricordiamo il Surya dove si trova? Si trova a Pollena Trocchia, via Marconi 1A. Il parcheggio è a via Massa numero 31. Vi aspettiamo. Qui è di fronte il parcheggio, non è che è stato. Abbiamo qualche contatto Facebook, qualche contatto telefonico? Sì, abbiamo il sito internet che è www.surarestaurantbar.com, contatto Facebook Surya Food and Drink, e anche Twitter, quindi siamo anche su Twitter. Ovviamente tutti quei contatti che lui ha detto sono quelli scritti qui sotto. Sul sito, è tutto mi sul raccomando. Sito. Io ti ringrazio Paolo. Grazie a voi. Vado a farmi un altro giro di locale e poi ci sono i saluti finali. Ciao. Surya Food and Drink, Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Mi trovo con il primo cittadino, l'avvocato, il dottor Francesco Pinto. Benvenuto. Buonasera a voi. Insomma, sindaco, un locale, io l'ho definito HD, alta definizione, immerso nel Parco Nazionale del Vesuvio, simbolo di aggregazione sociale giovanile? Assolutamente sì. Innanzitutto io sono particolarmente felice di essere qui stasera e di aver potuto condividere con la famiglia Migliaccio questo momento di gioia. Lo abbiamo condiviso anche nei giorni che hanno anticipato l'inaugurazione. Io ritengo che sia un momento bello per il nostro territorio, oltre alla bellezza in sé del locale, sicuramente sono convinto diventerà
un punto di riferimento per i giovani del nostro territorio. Forse questo territorio, anzi sono convinto, aspettava da molto tempo un locale di questo tipo. E poi c'è da fare una considerazione importante. Viviamo un momento particolare, anche di difficoltà economica, di crisi, e chi decide in questo momento di investire deve essere necessariamente sostenuto, per cui loro sanno che da parte dell'amministrazione, per quello che l'amministrazione può fare, avranno tutto il pieno sostegno. È evidente che devono averlo, perché questo investimento, oltre ad essere importante per il territorio perché diventerà certamente un punto di riferimento, è importante perché crea sviluppo e occupazione, quindi questo è un dato da mettere in evidenza. Spesso quando si decide di fare un certo tipo di investimento si cerca sempre di allontanarsi o di trovare una piazza che notoriamente è più sviluppata o si va verso la città. Loro hanno un legame profondo con questo territorio e hanno deciso, nel momento in cui hanno voluto fare questo investimento, di farlo qui a Pollenatrocchia per contribuire in modo concreto alla crescita e allo sviluppo di questo territorio. Quindi da questo punto di vista devono essere lodati e sono ovviamente particolarmente apprezzati. Poi nel confrontarmi con loro ho avuto modo di apprendere anche un altro aspetto che mi piace rilevare, che nella organizzazione del locale, del ristorante, loro dedicheranno delle serate proprio al territorio, ai prodotti tipici del territorio, alle risorse di questo territorio, e questo è importante perché, lo ripeto, non sarà solo il divertimento, l'aggregazione, ma sarà anche uno strumento importante per valorizzare anche i prodotti che offre la nostra terra e per far crescere Pollenatrocchia. Sindaco, io ti ringrazio, mi permetto, siamo dei giovani e allora crediamo. Ma prima dell'intervista ci davamo del tu, poi abbiamo iniziato a dare delle. Allora, sono quelle cose istituzionali che non so, vabbè, comunque no, avvocato Pinto, sindaco, ci vediamo prossimamente in qualche grande evento qui a Pollenatrocchia, molto più precisamente al Suria. Assolutamente, questo è l'inizio di un lungo percorso. Ovviamente io faccio a loro un grande in bocca al lupo, come si dice in questi casi, ma sono convinto e ci credo, lo dico con grande convinzione, che questo locale avrà un grande successo. Quindi spero che ci rincontreremo presto in occasione di un grande evento. E io ringrazio il sindaco, ma faccio un salto nella chiesa. Il curato di questo... il diacono di questo, il parroco è occupato, quindi c'è il diacono. Salve, benvenuto anche a lei su Movida Local Television. Grazie. Insomma, ha portato anche la parola di Dio come evento inaugurativo. È prioritaria la parola di Dio. Ovviamente. Senza di lei non si va avanti. Gesù, come vogliamo dice, fare un... di me non potete fare nulla. Assolutamente. Allora. Vogliamo fare un augurio ai ragazzi, alla famiglia Migliaccio? Certo che lo facciamo durante la preghiera. E allora io ringrazio... Nella benedizione del locale, della gente... Faremo anche una preghiera in modo che tutti loro possano essere ispirati dallo Spirito Santo. È stato davvero un bellissimo evento, una grande serata, ovviamente targata a Movida Local Television, perché dove i più grandi eventi contano, io con le telecamere ci siamo. E allora Suria Food and Drink, via Marconi, Pollenatrocchia Napoli, Movida Local Television continua. Movida Local Television.